effetti che dietro il generale ambiente. Signor, se forse vi sentite meglio, non ho una voce così alta come gli altri. Grazie innanzitutto per gli interventi che ci sono stati, insomma, anche per partecipare a questo appuntamento. Lo diciamo, diceva prima bene Francesco Ferrante, ogni anno ci sono più persone che partecipano, più mondi, più soggetti, perché in effetti sta diventando un tema centrale. L'obiettivo della mattinata è proprio quello di mettere al centro la trasversalità di questo tema. Noi quello che vogliamo fare oggi, quindi diciamo, lo volevo anche ribadire nella chiusura di questa prima parte della mattinata, è quello di far capire che per questa sfida che si deve affrontare, che sicuramente non è una sfida, semplice, dobbiamo lavorarci tutti i soggetti insieme. Ci deve lavorare chi produce gli imballaggi, ci deve lavorare chi si occupa della raccolta e della gestione dei rifiuti e del riciclo, chi diciamo è un tassello fondamentale, perché tra la grande distribuzione è il tassello fondamentale tra i produttori e i consumatori, e quindi su questo gioca un ruolo fondamentale anche come influenza sugli stili di vita, e poi la parte normativa, per cui insomma non è semplicissimo, no? Quindi diciamo con questi seminari che ogni anno stiamo facendo, insomma, vogliamo mettere al centro questa questione. Diciamo, l'ha detto bene Enzo Lavoino quando ha fatto il primo intervento, diciamo, quello che abbiamo davanti agli occhi è una sfida a livello globale. Abbiamo visto insomma alcune immagini, ma anche alcuni elementi che ci fanno capire come il tema è molto più ampio rispetto alla sola Italia, e quindi va vissuto in questo contesto globale internazionale, e soprattutto diciamo dobbiamo giocare noi un ruolo importante, ma ce la faremo soltanto se riusciremo a difendere questa battaglia anche al di là dei nostri confini, come fra l'altro già sta succedendo. Il tema degli imballaggi di plastica in particolare, io penso che tocchi tre sfere fondamentali. Il primo è quello della sfera normativa di contesto legislativo, abbiamo visto alcune che già hanno fatto un impianto importante, ma ancora qualcosa manca, poi ci vado in conclusione. Il secondo è quello dell'innovazione e della ricerca. Questo progetto che stiamo portando avanti, il progetto di Compact, è un esempio lampante, diciamo, di come sia ancora oggi importante investire e continuare a capire quali sono le soluzioni migliori, perché poi noi non possiamo nemmeno, diciamo, pretendere di uscire dalla plastica e entrare, diciamo, in un altro monopolio. Diciamo, oggi quello che ci chiede questa strategia è quello di avere un approccio il più possibile articolato anche nelle soluzioni. E il terzo è quello sugli stili di vita, su cui tra l'altro insomma ci sta già lavorando molto. Stavo pensando insomma l'altro giorno, diciamo, con l'organizzazione del 15 marzo, la manifestazione del primo di venerdì scorso, nelle ultime settimane ho fatto molti incontri, insomma, ho incontrato molti ragazzi, gli studenti con cui abbiamo interagito, con cui ci siamo mossi. Ecco, una cosa che può sembrare una banalità, ma non lo è: quando si fanno le riunioni, la prima cosa che si faceva è che sul tavolo c'è un fronte di borraccia, uno fa la sua borraccia personalizzata. E oggi si regalano come gadget, insomma, si portano in design, anche la mia, diciamo, che ho più imbarazzo di metterla, non ho mai avuto, ma insomma oggi ancora di più la metto con convinzione sui tavoli. Faccio questo esempio per dire che insomma sta cambiando molto anche sugli stili di vita. Può sembrare una banalità, ma non lo è, perché diciamo la borraccia identifica anche tutti i resti. Da fronte normativo l'ha illustrato molto bene Enzo Pavolino, insomma sono tre, diciamo, gli elementi fondamentali. Non entro nello specifico perché sono già stati illustrati, però il combinato disposto tra il pacchetto dell'economia circolare con gli obiettivi di riciclo, di prevenzione, di preparazione all'utilizzo e pone, insomma sono obiettivi molto importanti, e tra l'altro anche sul tema della plastica c'è ancora da fare, perché sembrava il 40% di riciclo oggi, insomma gli obiettivi ci pongono da qui al 2030 di salire almeno fino al 55% di riciclo. E quindi questo ci fa capire che insomma la sfida è ancora molto complessa. Poi abbiamo, diciamo, questo primo atto normativo molto importante, il 2018 approvato, il 2019 sarà l'anno del recepimento da parte degli Stati membri, per cui è un anno strategico per il nostro paese. La strategia sulla plastica, che nasce dal pacchetto sull'economia circolare, dà un'altra indicazione molto chiara. Non soltanto in termini, diciamo, anche questo di riciclo e di utilizzo, ma la strategia sulla plastica
una strategia, come dire, dà delle indicazioni molto chiare anche in termini di innovazione, di responsabilità del produttore, come si diceva prima, di indicazioni su quelle che è il percorso da seguire per arrivare mano a mano anche a ridurre il utilizzo della plastica. E poi anche il terzo elemento, che è la direttiva sul monouso, che diciamo da quelli che sono alcuni anelli mancanti, mancava l'economia circolare, mancava la strategia per la plastica, e forse va un po' più sullo specifico sul tema dell'uso e getta, partendo da alcune considerazioni soprattutto legate al marine litter, però diciamo poi alla fine si riallaccia anche un po' al pacchetto sull'economia circolare. Noi forse avremmo preferito che si riallacciasse un po' di più al pacchetto sull'economia circolare, però insomma intanto devo dire che questi tre atti normativi di fatto non è che lasciano tutto, la direzione è quella. Si miglioreranno, si implementeranno, però insomma la direzione ormai da prendere è quella. E c'è tra l'altro anche un'altra cosa interessante, analizzando la parte della politica comunitaria, che diciamo, affronta tutt'altro, però anche lì quando si parla dei piani nazionali di ricepimento, anche lì dentro, quando si parla dell'ortofrutta, c'è un passaggio in cui si inseriscono e si prevedono misure di innovazione, di sostegno anche sul tema degli imballaggi ecologici per questo tipo di contenuti. È messa all'altra, chiaramente non è il cuore di quel pacchetto comunitario, però insomma, come dire, è un'altra indicazione chiara, perché se anche lì dentro si associa, e poi su questo ci torneremo dopo,